52 Jackson e bentornati sul mio canale. Siamo qua ancora per il Road to Christmas, ossia praticamente ogni giorno ci vediamo insieme per un nuovissimo episodio. Lo so che ultimamente ho caricato poco, ho caricato orari strani, però appunto ragazzi, da oggi tutte le volte alle 2 più o meno circa passate dal canale, perché YouTube manda poco le feed in questo periodo, ma come sempre a dicembre manda più o meno poco le feed, però voi lo sapete, quindi alle 2 venite a guardarvi i miei video. Ragazzi, quest'oggi siamo con una super partita epica, con la top 11 appunto Serie A contro la top 11 Liga Santander. Vi faccio vedere subito la squadra della Serie A. Allora ragazzi, Higuain con Icardi, poi ho messo Dybala e Mertens, centrocampo solidissimo con Amsic e Nainggolan, che tra l'altro guardate, a Nainggolan gli hanno sistemato la faccia se non erro, poi difesa con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Alexandro, in porta Buffon, e in panchina gente come Handanovic, Milinkovic, Pjanic, Perisic, Mobile, Dzeko e Insigne. Questa qua invece è la squadra della Liga: Ronaldo, Suarez, Messi, Iniesta, Toni Kroos, Modric, Marcelo, Sergio Ramos, Godin, Carvajal e Oblak, con in panchina Griezmann, Benzema, Bale. E niente ragazzi, queste qua erano le due squadre, sono due squadre veramente forti. Noi come sempre andremo a far giocare il computer, provate a indovinare qua sotto il vostro pronostico e in descrizione trovate anche il link per scaricare OneFootball. Mi raccomando ragazzi, andate a seguirmi su Instagram zv.jackson, dovete farlo perché ragazzi tra poco uscirà una nuova canzone come vi ho già detto, però mi serve tantissimo il vostro supporto su Instagram, quindi ve lo chiedo veramente, ci mettete 2 minuti, andate su Instagram zv.jackson. Andiamo a goderci intanto questa partita e ovviamente forza Serie A. Forza la nostra Serie A. Via, partiti Nainggolan per Giorgione Chiellini. Oh raga, se qualcuno dovesse dirmi perché non hai messo Immobile, perché sono in panchina, ho deciso anche di premiare un attimino quelli con gli overall più alti. Comunque ieri è uscito un video che praticamente YouTube non sta mandando completamente le feed, quindi ragazzi vi chiedo di lasciare anche un bel mi piace. Intanto occhio, perché c'è subito l'opportunità per la Serie A, e quindi lì è stato fin troppo altruista, perché si era girato, poteva andare a tirare, poi Mertens, mamma che ciabattata. Comunque vi dicevo, ieri è uscito un bel video con i possibili downgrade invernali, uscirà anche quello degli upgrade, uscirà anche quello dei possibili trasferimenti, usciranno tantissimi video, però ragazzi YouTube, come vi ho detto prima, manda poco le notifiche. Quindi raga, seguitemi su Instagram e cliccate la campanella qua su YouTube. Intenzione intanto a Marek Hamsik per Icardi. Dai forza Icardi. Icardi si prova a girare. Attenzione, la metto subito dentro per per Mertens. Mi sto impappinando, ma attenzione perché c'è ancora Mertens che va al tiro. Paolo, pallone che resta lì. E subito il gol della Serie A. Ragazzi, ho avuto un bug mentale perché veramente, cioè, quanto stiamo giocando bene. Quanto stiamo giocando bene. Gol di Gonzalo Higuain che la mette subito dentro. Ma che cavolo di azione spettacolare. Asse Dybala, Icardi, Mertens, se non erro. Riguardiamocela bene perché, riguardiamola con calma, perché ragazzi, cioè, proprio non ci ho capito più nulla. Guardate, una vagonata di 1-2, poi Mertens prende il palo, pallone che arriva a Gonzalo Higuain, che all'ottavo minuto la mette subito dentro, 1-0. Non pensavo di vedere una Serie A così aggressiva fin dai primi minuti, anche perché guardate Messi qua fa il fenomeno. Attenzione a Messi, Messi si guadagna un calcio di punizione, però l'importante è che comunque in qualche modo lo si provi a tenere. Modric adesso tiene ancora il pallino del gioco, la Liga con Ronaldo che la gira dietro per Ramos, Marcelo, occhio al traversone. Cosa è successo? Messi travolge Buffon. Non so con quale legge della fisica abbia potuto travolgere un portiere da 1,90 m, Leo Messi soprattutto. Però l'importante è che ci abbiamo ancora il pallone con Marek Hamsik per Gonzalo Higuain. Ma raga, vi faccio una domanda: secondo voi una squadra del genere, cioè dico la Serie A, top 11 Serie A, potrebbe vincere la Champions? Secondo me è proprio a mani basse. Ha tutto, cioè ha completamente, cioè immaginatevi l'attacco di Dybala, Mertens, Icardi, Higuain, con in panchina Immobile, Dzeko. Cioè è una cosa assurda. Occhio adesso Ronaldo, il cross di Rabona. No way. Che cross. Ma che cazzo, perché mentre registro, perché mentre registro mi esce il trapano? Dai ragazzi, si è anche bloccato il trapano. Gonzalo Higuain prova a entrare in aria. Godin, mannaggia. Dai ragazzi, dai che siamo al 40esimo e stiamo giocando benissimo in questo. Fino adesso stiamo giocando bene. Adesso minimo l'ho gufata in una maniera assurda, però fino adesso stiamo giocando bene. Ronaldo,
prova a superare Florenzi, però tutta la difesa dietro, il ninja, I love you ninja. Fine primo tempo ragazzi, tra un trapo e l'altro, siamo ancora sul punteggio di 1-0. No, sentire questa cosa mi fa troppo venire in mente. Entro subito come un trapano, lo spacco in due come un atomo. Comunque, Trapani e Mad Men a parte, riprendiamo subito. Fino adesso Gonzalo Higuain, il pipita, sta decidendo questa super partita epica. Attenzione ninja, proteggi bene quel pallone. Cos'è successo? Cos'è successo? Perché? Ah, c'è un cambio e c'è anche una punizione per Leo Messi. Fuori Mertens, dentro Perisic. Leo Messi, attenzione, scuola là dentro. Il pallone che resta lì, Toni Kroos dentro per Iniesta. Non facciamoli tirare ragazzi, Toni Kroos. Messi, occhio a Messi perché da lì. Mamma mia, Marek Hamšík, mare chiaro, dai col tuo piede. Occhio, mamma mia. Mamma mia, l'ho vista brutta. Il pallone che resta ancora di Ronaldo. Fuori gioco? O ha sbagliato? Cioè, in qualsiasi caso ha sbagliato, ovvio. Però volevo capire se fosse fuori. Ok, fuori gioco. Ok, fuori gioco. Comunque, che cavolo si è sbagliato Ronaldo? Occhio dietro, ragazzi, bisogna stare molto attenti perché ho capito che sono i migliori difensori della Serie A. Qualcuno mi dirà, Skriniar, perché non hai messo Skriniar? Perché ha tipo 76, 77 e Chiellini e Bonucci hanno 88 e 89. Solo per questo. Iniesta, attenzione ancora per Leo Messi, per Suarez. Suarez prova a superare il diretto marcatore, ossia Giorgione Chiellini, e non riesce. Dybala può anche andare dentro al tiro. Bello il passaggio per Higuain, però comunque la difesa della Liga non è per niente male ragazzi. Qua si sta parlando di nomi che hanno vinto la Champions anche più di una volta. Nainggolan adesso per Gonzalo Higuain. Bella ancora la sponda Nainggolan. Poi vabbè, Higuain, che cavolo di passaggio gli dai? Ma dalla bene, no? Così tira. Vabbè, comunque c'è un cambio, fuori Messi ed entra Bale. Ah ok, no no, pensavo fosse fallo, no niente. Mamma mia, mi è venuto tipo un attacco di panico. Appena ho visto Suarez nell'uno contro uno, qua siamo stati veramente graziati. Dai Nainggolan, mamma mia. No, quei passaggi, ninja! Occhio che c'è Ronaldo che fa la Ronaldo Chop dentro per Suarez. Prendila Gigi, bravo così, bravo, con calma, stiamo vincendo. Con calma, dai che c'è Mauro Icardi. Mamma mia Mauro, sono animale. E poi Higuain la perde, però non fa niente perché siamo nel loro campo. Eccolo lanciato proprio Edin Dzeko che fa la sponda, vedete ragazzi, è perfetto. Higuain adesso può andare a metterla dentro, ma Modric, cioè si sono veramente pompati. E ovviamente Sergio Ramos in attacco come in tutte le partite epiche che si rispettino. Qua Modric, occhio ragazzi, grande Perisic. Higuain, ci potrebbe essere un contropiede. Higuain, fatti vedere. Perché di là Dzeko? Ma non importa ragazzi, perché ce l'abbiamo ancora noi con Gonzalo Higuain. Siamo all'85esimo e stiamo tenendo palla nella loro metà campo. Alexandro per Marek Hamšík. Dai ragazzi, Alexandro prova a puntare l'uomo. Alexandro, che fenomeno. Non è fallo, non è fallo. Fuori Nainggolan, dentro Pjanic, c'è l'87esimo ragazzi. Forse l'ultima occasione per la Liga di andare a pareggiare. Mentre invece ragazzi guardate il nostro Hamšík come tiene bene palla. Perisic ancora per Hamšík, che la gira di prima per Alexandro, che prova, attenzione Perisic. Perisic, il traversone lunghissimo, bruttissimo, mamma mia questo traversone. Cosa è successo? Che bug, che bug. Minuti di recupero, il pallone ce l'abbiamo. No, no, non ce l'abbiamo noi. Iniesta la tira subito lunga. Grande Giorgio Chiellini. Siamo al 93esimo e finisce qua la partita. E finita così ragazzi, basta. Un gol di Gonzalo Higuain. La Serie A è partita veramente a manetta. Poi appunto si è lasciato un po' andare, ma è anche normale perché dall'altra parte ci sono giocatori come Ronaldo, Messi eccetera eccetera. Quindi ragazzi, fatemi sapere contro quale altra top 11 vorreste vedere la nostra Serie A, oppure anche la Liga contro qualche altra top 11. Leggete voi tutto. Ci vediamo domani, vi ricordo, alle 2, perché domani e dopodomani eccetera eccetera farò uscire dei nuovissimi video. Ciao ragazzi!